tutti! Sono Matteo Di Citra, questo è UDub, il mio canale dedicato al mondo del doppiaggio e dei doppiatori. Sono felicissimo perché con noi oggi c'è Alessia Amendola! Ciao a tutti, piacere! Ciao Alessia, come stai? Bene, sto molto bene, è domenica, quindi è stata una giornata di relax. In realtà la cosa principale che ho fatto oggi è stata una grande spesa in un grande ipermercato romano. Però poi, sai, si prepara la cena, si chiacchiera, si sta bene insieme con i bimbi, i cani, marito e chi più ne ha più ne metta. Ma per noi romani c'è qualcosa che può rendere una giornata bella o meno bella, ossia la possibilità di non prendere la macchina. Quando io, che faccio la doppiatrice, e quindi nell'arco di una giornata lavorativa mi sposto nelle 9 ore di lavoro, o 6, ma diciamo tendenzialmente 9, per tutti i punti cardinali di questa mia amata e odiata città, ecco che mi stanco. Perché poi, parlando di lavoro inevitabilmente, quando noi si arriva davanti al microfono, lì è una passeggiata, no? Nel senso che è solo bello. Poi certo, la concentrazione, alcuni giorni più faticosi, altri meno, alcuni ruoli più facili, altri meno facili, ma ciò che mi stanca da doppiatrice è stare nel traffico, spostarmi da un posto all'altro, a seconda di dove ho il turno di doppiaggio. Quindi oggi è domenica e io sono un fiore. Una bella rottura di scatole. Sì, 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 sì. Detto questo, bene, bene, dai, sto bene. Spero anche te e tutti voi, insomma. Sì, sì. Comunque è davvero un piacere averti qui. Grazie, anche per me che tu abbia pensato a me, e non ti conosco, non ti conoscevo, ma mi fa piacere fare una chiacchierata. Ti leggo, adesso ti leggo una breve scheda che ti percorre un po' della tua carriera. Vai. Sei nata a Roma il... Vado? Sì. 27/2/1984. Grazie, perfetto. Allora, non mi risulta? Allora, no, sì, sì. Perfetto. Allora, oltre che doppiatrice, sei anche adattatrice e direttrice del doppiaggio. Sì. Hai doppiato attrici come Lindsay Lohan, Megan Fox, Emilia Clarke, Jennifer Lawrence, Jennifer Hudson, Ellen Page, no, scusa, Elliot Page, Kat Dennings, Danielle Panabaker, Awkwafina, Brie Larson, Emma Stone e Brenda Song, e personaggi di animazione come Violetta Parr nei due capitoli degli Incredibili, Luisa Madrigal in Encanto, Sisu la draghessa in Raya e l'ultimo drago, Valeria Da Vinci in Cattivissime 3, Piper in Robots, Coda Tonda nei due capitoli di Peter Rabbit, Gwen Stacy in Spectacular Spider-Man e Lindsay in A Tutoriality. Ovviamente ce ne sono molti altri che per ragioni di tempo non menziono. Ok, ok, tutto corretto, tutto giusto, mi hai fatto anche sorridere perché mi hai ricordato delle cose, alcune veramente, veramente piacevoli, super tenere, principalmente quelle di animazione che proprio sono per me, non so, cioè il cosiddetto sogno nel cassetto tra i tanti. Qual è il sogno nel cassetto? Doppiare i cartoni, perché ho avuto la fortuna di essere stata lasciata libera nell'infanzia, nella preadolescenza, nell'adolescenza, ma anche nei 20 anni, nei 30 anni, quando poi ero autonoma e vivevo da sola, di crescere con i cartoni animati, Disney e non solo, con quelle musiche, con quelle voci, con quelle intonazioni, ovviamente anche con quei disegni, con quella regia e tutto quello che poi ho capito dopo e ho apprezzato dopo. Ma tutto nacque, cioè iniziare non professionalmente a fare doppiaggio, quindi in maniera casalinga, tutto nacque nel corridoio della casa dove abitavo con mia mamma all'epoca, intorno ai miei 6-7 anni. Io ho una sorella e un fratello più piccoli di me, quindi siccome con mia sorella più piccola, la seconda, abbiamo 5 anni di differenza, quando io ne avevo 7 lei era proprio minuscola, quindi passavo molto tempo a giocare da sola, no?
Nello giocare da sola, vedendo molti classici Disney, io mi dilettavo davanti a questo grande armadio a muro fatto a specchio nel corridoio di casa di mamma, nel ripetere a memoria le battute dei classici. E questo è stato un inizio perché credo che mia mamma abbia colto qualcosa, abbia sentito questo mio riprodurre e ricordare a memoria, cosa che è molto comune nei bambini, devo dire che questo lo noto anche nei miei figli, perché poi quando vai in fissa, come si dice a Roma, per un film, c'è un periodo in cui vedi solo quello, ti sarà forse capitato anche a te, no? Cioè c'è il periodo che tu vai in fissa per Hercules, beh, si vede Hercules tutti i giorni per 2 o 3 mesi, quindi, lo impari a memoria più facilmente, ok? E quindi io ripetevo tutti i personaggi e forse da lì c'è stato un input e magari mia mamma che insomma voleva un gran bene a mio nonno, chissà se magari, non lo so, sto facendo adesso con te delle supposizioni, magari gli ha detto Ferruccio, qua mi sa che Alessia è pronta perché fa delle cose strane davanti allo specchio, tipo esorcista, no? Allora fai il topolino di Cenerentola allo stesso tempo, però la matrigna cattiva e poi anche la dolcissima Cenerentola, insomma sì. Io penso che tutto parte da là, da Cenerentola, Peter Pan, parliamo ovviamente dei classici, e poi si va a fare il primo turno con tanta paura verso gli 8 anni e poi comincia una bellissima storia della mia vita, la mia storia professionale, non solo, perché poi c'è altro, no? Ci sono i rapporti umani, c'è la stima, ci sono i maestri, ci sono gli amici, sono pochi, ma ci sono. Io ho condiviso con quelli che devo definire colleghi perché facciamo lo stesso lavoro, ho condiviso dei momenti di estrema amicizia vera e profonda. E quindi, come sempre, ci tengo a ribadire, siamo fortunatissimi nel poter fare questo lavoro. Alessia, chi sono stati i tuoi maestri? Ce n'è qualcuno di cui ci vuoi regalare un ricordo? Allora, il mio principale punto di riferimento, quello andando più indietro nel tempo, è Renato Mori, che purtroppo non c'è più già da troppi anni e che ci manca tanto. Renato mi ha insegnato la cosa tecnicamente più importante, secondo me, ossia quando si sta a leggio, gli occhi non devono stare sul foglio, sul copione, quindi sul leggio, ma gli occhi tuoi devono stare sugli occhi dell'attrice, pupazzetto, bambina, bambino, maschio, femmina che tu doppi. Quindi devi allenare mente e occhio a fare un lavoro di memoria veloce, lo devi tecnicamente allenare. Ci metti un po', poi a un certo punto diventa un automatismo, quindi tu devi impararti a memoria almeno le prime 3-4 parole o 2 parole, se è solo una battuta di una riga, per poter attaccare e cominciare a dirla guardando quegli occhi là. Questo Renato me l'ha insegnato, me l'ha insegnato all'Egio, me l'ha ribadito all'Egio pochi anni dopo, verso i miei 12-13, Laura Boccanera. Perché stavamo proprio lavorando insieme e lei, che era proprio spalla a spalla accanto a me, notava che io, per insicurezza, per pigrizia, no? Tenevo sti occhi giù su sto foglio, e lei mi disse: no, occhi su, devi guardare quegli occhi là. Sono tanti. Francesco Vairano mi ha insegnato, non si può elencare quanto mi ha insegnato. Dai, non si possono dire, non posso, perché se no poi ne escludo troppo. No, nonno, mio nonno, boh, non lo so, cioè una volta doppiavo, noi si faceva così, prima negli anni 90-2000 si faceva che i maschietti protagonisti dei film e dei cartoni venivano doppiati da noi femmine, spesso e volentieri, perché eravamo più adulte, più veloci, eravamo tante, più disponibili, i bambini veri erano pochi. E quindi noi in quella fase di transizione vocale riuscivamo, caratterizzando, a sembrare maschietti con la voce, no? È solo un piccolo, si può fare per pochi anni di solito. C'è anche chi ha l'altissima capacità di continuare a farlo, io no, però ecco, quella è stata una lunga parentesi importante perché tecnicamente ti insegna tanto. E lui mi disse, questo lo racconto sempre, mi ripeto sempre,
in una scena di un film, credo fosse lui doppia, lui dirigeva il film e doppiava, se non sbaglio, Dustin Hoffman, e c'erano lui e questo ragazzino protagonisti, che avevano, il film parlava di loro due. Se lo trovassi e lo vedessi sarebbe veramente un'emozione per me, perché nemmeno mi ricordo il titolo, ed era una scena di finale, un finale di sto film, sti due sotto una pioggia battente, terribile, una scena drammatica, insomma, però io c'avevo poche battute, dico, faccio una prova, dico queste due o tre battute, e lui dall'altra parte del vetro dice: sì, vabbè, ma la pioggia me la fai sentire? Dico, poi non volevo, era un imbarazzo, cioè non mi andava di dire a lui cosa intendi. E quindi ho fatto la vaga e ho detto: sì, certo, adesso ti faccio sentire la pioggia. Boh. Mi sono buttata e ho detto: qualcosa farò. Nei secondi che ti separano dal momento in cui l'anello parte, la scena riparte, tu stai per parlare, in quei secondi ho collegato, mi si è accesa una lampadina e ho pensato, forse effettivamente, anzi no, forse sicuro, una persona sotto una pioggia battente parla diversamente da come parlerebbe se stesse camminando in un giorno di sole, tranquilla e serena, no? Questo ragazzino aveva gli occhi socchiusi, era infastidito da questa pioggia, quindi anche il modo di parlare, di portare la voce, non poteva certo essere come il nostro adesso, ma magari poteva essere una persona infastidita che parlava così. Vi faccio un esempio. E quindi ecco, sto fammi sentire la pioggia, non me lo dimenticherò mai. E sono tanti, sono tanti. È tanta roba, tanta, tanta roba. Ecco, vabbè, un po' di nomi te l'ho detti, dai. Sì. Come abbiamo detto, sei nipote dell'immenso Ferruccio Amendola. Come mai tuo padre, Claudio, non ha mai pensato di seguire la sua strada da doppiatore? È perché papà a un certo punto, molto presto, intorno ai 17-18, papà ha imbroccato il set, come si dice a Roma. Lui ha fatto il provino giusto al momento giusto e da lì non si è fermato più. Quindi, iniziando così giovane, già a utilizzare non solo la voce, l'aveva fatto un po' di doppiaggetto da ragazzino, ma poi ha fatto sto provino ed è andata, e da lì ha sempre lavorato papà, anche in maniera, devo dire, abbastanza instancabile, nel senso che è un grande stacanovista, un grande lavoratore, e non ha mai avuto, secondo me, spazio per il doppiaggio, e ha sempre avuto, posso dirlo, in qualche modo una sorta di timore, no? Cioè lui mi dice sempre: ma come cavolo fate a fare quel lavoro così difficile? Cioè, lui trova molto più difficile il nostro lavoro nascosto nel buio, dove non si usa faccia, non si usa corpo, ma si usa solo il mezzo vocale che passa per le emozioni, e dice: ma come fate? Quando si doppia, no? Sulle sue cose in presa diretta, anche sulle cose italiane, sulle fiction, poi si fa tanto doppiaggio in post-produzione, perché può capitare che sia necessario ridoppiare una scena, perché magari in quel momento passava un'ambulanza nelle vicinanze, il fonico non è riuscito, non ha potuto sul set, come dire, sfuggire a quel rumore. Lui esce dai turni e dice: mamma, sono distrutto. E magari invece la sua abitudine ad alzarsi alle 5 per no, di più di 6 settimane, per insomma 3-4 mesi, che è il tempo magari del girato di una fiction, magari gli pesa meno, esce da un turno, non è abituato, no? E quindi dice: mamma mia ragazzi, tanto di cappello, fate veramente un lavoro difficile. Io penso l'esatto opposto, cioè tu mi metti su un set, sì, l'ho fatte due cavolate così per sport, ma non sono assolutamente all'altezza, lo trovo improponibile per me, non sono capace, non è una cosa che ho mai allenato, cioè io sono al sicuro davanti alle mie due lucine, con la mia carta davanti, i miei fogli, la penna, scrivo, faccio, siamo attori, ugualmente attori, ma le differenze sono abissali, e questo è fighissimo se ci pensi, il mestiere in qualche modo è lo stesso, no? Siamo attori. Tutti, attore doppiatore e attore di set, attore di teatro. Il comune denominatore c'è, ma poi le differenze sostanziali sono innumerevoli. Sì.
Partiamo subito con un'attrice che è per molti una sex symbol. Parliamo di Megan Fox, che è doppiata nei primi due capitoli di Transformers, nei due capitoli di Tartarughe Ninja e in tanti altri. Ti piace doppiare questa attrice? Cosa pensi di lei? Io penso che sia, vabbè, lo sappiamo quanto è bella, particolarmente bella. Non mi piace doppiare questa attrice. Non mi piace, non è stimolante, non, poi l'ho doppiata poco in realtà, non mi sono trovata molto bene perché mi sono un po' annoiata. È una bellissima bambola, secondo me, che però non ha avuto ancora l'occasione di misurarsi e magari lo desidererebbe tantissimo e sarebbe super brava, questo lo scopriremo, con un ruolo davvero intrigante, no? Quindi sempre la bellona della situazione, quando è così è un po' una palla. Per noi, perché noi ci adattiamo a quello che giustamente è stato fatto e girato, non solo ci adattiamo, lo rispettiamo e tendiamo a riprodurlo nello stesso identico modo, prendendo il respiro nello stesso modo, muovendo una mano se quell'attore in quel momento muove una mano, con grande rispetto ed emulazione, però lo facciamo nella nostra lingua, col nostro modo di prendere un fiato, col nostro modo di ridere, cercando di essere il più simili possibile, con grande rispetto. Questo rende il nostro lavoro così tecnicamente difficile, perché io non ho la libertà di piangere come piangerei io se fossi un'attrice su un palco. Io devo piangere esattamente come piange la Megan Fox di turno. Questo messaggio tra le righe non gli arriverà mai, ma è dritto 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 per il signor Gabriele Muccino, dritto proprio come un treno in corsa per dire: tu non sai niente di noi. Tu devi stare zitto. Ciao. Apro e chiudo parentesi. Perfetto, hai detto una cosa giusta. Non era Sono in d'accordo con te. programma, ma è più forte di me. No, sono d'accordissimo con te, anzi. Hai Grazie. fatto bene a dirlo. Che cosa ti piace fare quando non lavori? Quando non lavoro. Mi piace leggere. Libri, mi piace stare con la mia famiglia, che lavoro tanto e ci sto meno di quanto vorrei. E non mi piace, non me ne vergogno, lo posso dire, guardare le serie TV. Sono un outsider, una completa outsider, ma non per snobismo, soltanto perché la deformazione professionale mi porta a guardare le serie non da semplice spettatrice, ma da doppiatrice o direttrice, quindi io guardo le bocche, guardo il sync, ascolto e dico: ah, vedi, senti, Francesco Mazza è stato bravo. Cioè, non riesco e mi capita se proprio esce una serie che io, nonostante la mia pigrizia, me la voglio vedere, a volte lo dico senza remore, mi è capitato di vedere alcune serie in lingua originale, proprio per non distrarmi, perché a volte, tra l'altro, siamo talmente bravi che io sento una collega o un collega che magari ha preso particolarmente bene un primo piano, una sfumatura. Io mi distrago perché sto là di mamma mia, quanto è brava l'amica mia. Capito? Mi succede così. A volte guardo anche in lingua originale e quindi non amo guardare serie TV perché mi sembra di stare ancora in sala. Mi piace, sono una gran pigrona sedentaria, purtroppo non faccio sport, mi piace tanto cucinare. E niente, insomma, questo. Ottimo. Un'attrice che adoro è Kat Dennings, che hai doppiato in Two Broke Girls nei due capitoli di Dor e Il mistero della pietra magica. Lei è un'attrice che si presta tantissimo per le parti molto ironiche e che mi piace molto. Secondo te ha anche una vera drammatica che non viene sfruttata? Secondo me, se la mettessero alla prova con un ruolo finalmente diverso, sarebbe fichissima, sarebbe fantastica. Perché innanzitutto c'ha quella faccia che ti lascia a bocca aperta, perché è bella senza essere bella, è super sensuale senza essere Megan Fox, appunto, ma io la trovo pazzesca. E credo che sarebbe molto interessante vederla in un ruolo drammatico. Mi piacerebbe tantissimo, mi piace un sacco pure a me.
Proprio mi piace seguire la sua faccia, è brava, poi mi fa ridere. Sì. Anche a me. Senti, ti sentiremo anche in Love and Thunder. Aiutami, are you talking Ah, about Thor? ti dico, il nuovo Thor che esce al cinema. Non te lo posso dire, non posso dirti nulla, lo scoprirai. Va bene, dai, dai. Ho capito Ok. tutto. Buoni o cattivi, chi preferisci doppiare? Mio figlio dice: tu sei più brava sui cattivi. C'è qui accanto a me Diego, ve lo presento. Ah, ecco. Ciao. Ciao. Dipende dalle scene. Se la buona di turno, magari un po' pallosa, però fa una bella scena, un bel primo piano, una bella azione, una bella cosa. Pure le buone, certo, le cattive sono più. Sono più stimolanti, dai. Poi gli si vuole bene alle cattive, perché non lo so, io poi, per esempio, mia figlia, quella più piccolina, c'ha 5 anni e ha scoperto da poco Maleficent, no? Allora, poi bisogna anche vedere, questo è il periodo Maleficent, nell'ultima settimana abbiamo visto Maleficent più volte. E le cattive sono troppo affascinanti. Poi certo dipende dalle cattive, però che ne so, se io avessi avuto l'età giusta per doppiare ruolo nella mia unica saga del cuore, che è quella di Harry Potter, io avrei voluto doppiare sicuramente quella stronza di Melanie. Dolores Umbridge, per capirci, non Hermione Granger, capito? Doppiata, doppiata però da Ida Sansone. Che dire, che dire? La meraviglia. Veniamo ad un personaggio che ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi, ovvero Elliot Page, che è doppiato in Juno, Inception e Umbrella Academy. Proprio tra una stagione e l'altra, Elliot ha dichiarato che avrebbe cambiato sesso, da Ellen a Elliot, appunto. Che tipo di problemi comporterà per te questo? Pensi che gli verrà assegnata una voce maschile adesso? È già successo, adesso ne possiamo parlare tranquillamente perché Umbrella Academy 3 è uscito in questa settimana, se non erro, 23. da pochi giorni. Grazie. È successo, è giusto così, nel senso che Elliot Page è un ragazzo a tutti gli effetti, ha completato la transizione o se non l'ha completata poco ci manca, comunque lui ha cambiato le sue generalità, ha fatto una scelta. E io lo rispetto in pieno e per me non sarà assolutamente un problema. Trovo un po', se posso dire, sbagliato il modo in cui nella serie, nello specifico, in Umbrella Academy, nello specifico, il modo in cui è stato girato il passaggio da Vania a Victor. Non c'è più Vania, adesso c'è Victor che era Vania, ok? Ed adesso ovviamente è un ragazzo. Non ci hanno raccontato la transizione, ci hanno raccontato che con un taglio di capelli, Vania, solo dopo un taglio di capelli, quindi dal suo capello lungo liscio alle spalle, va da un barbiere, se li taglia, torna dai fratelli, quindi passa un quarto d'ora e dice: sono Victor. Noi ci siamo trovati in enorme difficoltà tecnica perché abbiamo detto: che facciamo qui? Non possiamo nell'arco di una stessa puntata usare la voce di Vania, cioè la mia, per 20 minuti di puntata. Adesso sbaglio, dico numeri, ma insomma è esattamente questo. E poi dall'anello 72, quindi 20° minuto dell'episodio giù di lì, solo perché Vania si è tagliata i capelli e ora è Victor, cambiare voce. Quindi noi abbiamo fatto una scelta in accordo con Netflix Italia. Un po' strana, ma secondo me era l'unica, se vogliamo rispettare la questione gender, no? Noi abbiamo cominciato la terza stagione di The Umbrella Academy con Vania, nell'episodio 1 c'è ancora Vania, identica come è sempre stata, con una voce maschile, perché Elliot Page, quando ha girato quelle scene dell'episodio 1 in cui era ancora Vania, era già Elliot Page. E stava recitando il ruolo di Vania, ma era già
un ragazzo. E quindi noi, anche se è molto strano vedere nel primo episodio Vania con una voce da uomo, abbiamo voluto rispettare fino in fondo la questione di genere. E quindi abbiamo fatto una scelta che sicuramente non sarà piaciuta a nessuno, non, e questo lo sottolineiamo 170.000 volte, non per la performance di Francesco Ferri, che è il nuovo doppiatore di Ellen Page, che è stato, secondo me, speciale, bravissimo. Io l'ho diretto, e perché dirigo The Umbrella Academy dalla seconda stagione in poi. Non è stato strano, perché c'era la voce di Francesco su Vania nell'episodio 1. Sarebbe stato strano in ogni caso, anche se ci fosse stato qualsiasi altro doppiatore maschio. Poi dopo, con il capello corto, si dichiara come Victor, si presenta ai fratelli come Victor, e fa meno strano, no? Perché comunque quantomeno c'ha il capello corto e vestita da maschio. Però ecco, questo è stato il problema. Per il resto io non avrò nessun tipo di problema, anzi, massimo rispetto per la sua, tra l'altro, trasparenza. Lei quando era ancora Ellen già ne parlava, e adesso Victor ne parla apertamente. L'abbiamo visto commuoversi da Oprah Winfrey, abbiamo letto le sue interviste. Insomma, io massima stima, rispetto, condivisione, e poi stima artistica, secondo me, per un attore proprio grande. Un grande attore. Comunque, complimenti, perché è una serie fichissima. Complimenti agli sceneggiatori, anzi ancora di più, sui documento. Sì, no, è una bella, bella, bella sceneggiatura. Ci piace un sacco. E insieme a The Boys è la mia preferita. Sì, davvero, addirittura. Sì, sì. Mi fa piacere. C'è una battuta di un film che ricordi a memoria e che ti andrebbe di recitarci? Oddio mio, così a secco me lo chiedi? Ma io ci devo pensare un attimo, Matti, aspetta. Mi penso un secondo, magari andiamo avanti e sicuramente entro la fine dell'intervista te la dico. Ce l'ho pensato e te la recito volentieri, però in questo momento così a secco non ce l'ho, ma mi verrà. Va bene, va bene. Hai dato la voce anche a Emma Stone in pellicole come Birdman, Sotto il cielo delle Hawaii e La battaglia dei sessi. Se non sbaglio, di solito la doppia domitile d'amico. Ci racconti dei provini per questi film? Cosa cercava il direttore del doppiaggio quando ha scelto te? Succede spesso questa cosa. Capita che magari il direttore, che può bypassare i provini, perché in tutti questi tre casi non ho fatto provino. Il direttore ha reputato artisticamente più giusta la mia voce su quel ruolo di Emma Stone, suppongo, penso sia andata così. E questo, soprattutto Birdman, bellissimo, pazzesco, fantastico, meraviglioso, ma stiamo parlando non solo della doppiatrice, che io credo di stimare di più in assoluto, ma anche proprio di una persona che mi è nel cuore. E quindi tutto bello, tutto figo, bella Emma Stone, bello Birdman, felicissima di averlo fatto, lo rifarei, ma per me la voce di Emma Stone è quella di Domitilla D'Amico. E qui lo dico e non lo nego. E non lo dico solo perché le voglio bene, ci conosciamo da quando eravamo due pupe, ma proprio perché adesso, al di là di tutto, insomma, no? Diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamo a Domitilla quel che è di Domitilla. Quindi non la puoi doppiare più? No. No. D'accordo. Non mi permetterei mai di sindacare se un direttore mi richiamasse perché reputasse più giusta la mia voce su quel ruolo specifico. Io non mi permetterei mai di mettere in discussione la scelta artistica del direttore del doppiaggio, che nasce come direttore artistico del progetto in edizione italiana, ok? Però diciamo che non è che proprio faccio i salti di gioia, anche perché se non è quel film sarà un altro, se non è quell'attrice sarà un'altra. Voglio dire, per chi come noi ha la fortuna di lavorare tanto e bene, a me non mi cambia la vita se doppio Emma Stone. È stato bellissimo doppiarla, perché è brava da morire,
Il direttore poi che mi ha diretta in quei casi è secondo me uno dei più bravi in assoluto. Ecco, annoveriamolo tra i maestri perché lo è Massimo Giuliani, lo è stato, lo è, lo sarà. Io credo sia veramente uno dei più bravi. Però spero di non doppiarla più. Sì. Va bene. Alessia, come definiresti la tua voce? La definirei duttile, duttile. Posso andare molto in basso, posso scaldarmi tanto, posso essere una ragazza nera, nerissima, con un viso africano, con una corporatura possente, ma posso anche essere una voce sicuramente non pulita, ma anche leggera, e doppiare una algida biondina con gli occhi azzurri. Quindi Hai sì, duttile. doppiato anche Jennifer Lawrence in Un gelido inverno, Red Sparrow, Il lato positivo e Una folle passione, tutti film molto belli. Ti piace lei Sì, come attrice? pazzescamente. Penso che nella sua fascia d'età sia tra le più brave in assoluto. Inutile dire che anche tra le più belle, quello è scontato. Ma ciò che la rende speciale è il fatto che il suo talento, secondo me, supera la sua bellezza, il che è tutto dire. Non ce ne vuole, eh? È proprio brava. Sì, e me l'ho doppiata poco, non la doppio. Spesso non la doppio e invece qua mi rode perché secondo me ci sto proprio bene, come benissimo ci stanno anche le altre mie colleghe, ma secondo me su quell'attrice, modestia a parte, perché qua non è una questione di modestia o presunzione, è un dato di fatto. E lì sì, lì mi dispiace perché so che la acchiappo bene, altrettanto le mie colleghe, però ci succede, a noi ci succede spesso, a tutte e a tutti, di dire cavolo, peccato, perché secondo me lì è proprio una faccia dove io mi incollo bene. Però evidentemente non è sempre così, perché se no altrimenti Netflix o i direttori, quando possono scegliere i direttori, cosa che succede praticamente ormai non più, perché quasi sempre... come dire, il cliente, no? C'è chi sta ancora sopra che decide. Si fanno ormai provini sempre, anche sul seriale, anche sui film che vanno in TV. Non è più come prima. Prima si facevano provini, che ormai si chiamano solo ed esclusivamente casting, e solo per i film cinema, quasi sempre, o serie super importanti. Invece adesso no, e quindi è a scegliere, anche se il direttore può indicare delle preferenze. A scegliere sempre Netflix, Amazon, Disney, Warner, piripi, piripi. Quindi insomma, ecco. Però va tutto bene, insomma, grazie al cielo il lavoro non mi è mai mancato e non è mai stato un problema, però inter nos, se ti posso dire la mia, sì, insomma, dai. Spero di riuscirla. In quali film ti è piaciuto di più tra quelli che hai doppiato? Gelido inverno e il lato positivo. Sì, no, il lato positivo. Lorenzo, Sì, positivo, ho detto bene? lato positivo, sì, Gelido inverno ancora di più, perché era super giovane per un ruolo così tanto drammatico a Civicchia. Gelido inverno in assoluto. Sì. E che direttrice ho avuto? Melina Martello. Scusate se è poco. Sì. Sì. Di recente hai dato la voce a Jennifer Hudson in Respect, la storia di Aretha Franklin, e poi ancora in Sex and the City e Sandy Wexler. Che voce incredibile ha! Guarda, non parlo, faccio solo così. Romano tetrazzo con mortacci. Solo questo ti posso dire, ma che c'è di più? Che c'è di più? È speciale, specialissima. E poi cioè, canta in quel modo e comunque tu dici, vabbè, dai, sarà un 10 e lode nel canto, però come attrice magari soppica un po'. Ma che? Ma che? È fighissima. Bella, 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 brava, la trovo speciale, speciale. E pensi che la vedremo mai in un film in cui interpreta un ruolo senza cantare? Secondo me sì. Secondo me. Aspetta, però in Sex and the City non cantava, o sbaglio? È vero che era un piccolo ruolo, questo è anche vero. In Sex and the City il film ha fatto poco. Era, insomma. C'era in poche scene, eccetera. Però
Però secondo me lei è proprio attorialmente valida, quindi credo che sì, penso di sì. La cosa più strana è che ti capita di doppiare. Allora, mi è capitato di doppiare con la direzione di Massimo Giuliani, un'attrice che non mi ricordo in questo momento come si chiama, ma è quell'attrice che ho doppiato anche in Avatar, quell'attrice credo sudamericana con origini portoricane, possibile, non mi ricordo. Michelle Rodriguez. Bravissimo, bravissimo. E in un film di qualche anno fa, non pochi, qualche annetto fa, in cui lei era una ragazza che una mattina, non mi ricordo perché, si svegliava uomo e quindi dovevo fare l'uomo. Recitare da uomo, avere delle intonazioni da uomo e usare la mia voce più scura. È stato bello. Hai scheletri nell'armadio? Professionalmente parlando? Sì, di un film che ti vergogni di aver doppiato, o perché non ti sei piaciuta, o perché non ti è piaciuto il film. Senti, io ho iniziato da bambina. Una volta non mi ricordo in quale modalità e perché, forse ho beccato una replica. Ho sentito me che doppiavo la seconda Rudy dei Robinson, quindi la seconda attrice che ha fatto Rudy dei Robinson. Cioè, una cosa insentibile. Io sono diventata brava, come tanti di noi, cioè ci si diventa, poi lo devi saper fare. È chiaro che devi avere un'indole, devi essere portata, devi avere sicuramente orecchio, saper riprodurre, imitare, eccetera. Ma i primi anni, ragazzi, non ci siamo. Secondo me, eh. Però no, dai, scheletri nell'armadio, no. Demonnezza ne abbiamo fatta tanta tutti, però è palestra, impari tanto. Tantissimo, impari tantissimo anche lì, perché metti alla prova le tue doti tecniche, poi quelle artistiche, di emozioni, di sfumature, non le puoi sempre usare. Cioè, se tu fai un poliziesco basic, dove fai l'ispettrice di polizia che dice sempre le stesse cose, girata sempre nello stesso modo e deve arrestare il cattivo, o a fine puntata prendersi la birra dal tipico bancone del bar americano. Non c'è sfumatura, quella è tutta tecnica e tanta tecnica. Quando trovi il giusto equilibrio tra tecnica e cuore, è lì si vola. Vola chi ascolta, voli te mentre lo fai, perché lì proprio stai a recitare. E allora, ok. Se no, molto spesso è anche un'esecuzione tecnica. Comunque, il film che stai per pronunciare prima di Michelle Rodriguez, che è Oh, diventato uomo, è l'acrobata. questo. Guarda. Nemesi il titolo, ok. Nemesi. Poi vedo, infatti non l'ho visto. Nemesi, ecco appunto, sì. Adesso cambiamo per un attimo argomento, Vai. perché tu sei anche direttrice del doppiaggio. E come direttrice del doppiaggio hai diretto serie come la seconda e la terza stagione di The Umbrella Academy, la diventatissima Working Moms, il West Sì, e la mia preferita. tante altre. Ti piace più doppiare o dirigere? Doppiare. Perché la direzione è vincolata a qualcosa che di artistico molto spesso ha ben poco. E perché, per esempio, l'avvento di Netflix ci ha portato a diventare necessariamente, e ben venga, bilingue, perché Netflix ci dà tantissimo, ci dà tanta qualità, ci dà una mole di lavoro enorme, ma è molto fiscale. Su cose che non per forza mi devono riguardare, no? Cioè loro puntano tantissimo ad alcuni paletti tecnici che a volte mi portano lontana dalla sfera emozionale artistica del direttore. Mi devo preoccupare se magari invece di dire ombrello, dico ombrellino, allora se in originale l'attore non dice tiny umbrella, ma dice solo umbrella, io ho fatto dire perché secondo me era più giusto in quel contesto,
ombrello invece di ombrellino, io mi ritrovo Radar Guida da Netflix che dice: oh, hai sbagliato, questa me la rifai, perché in originale dice ombrellino. Che va benissimo, c'hai ragione, la sceneggiatura dice così, ma se il sync invece a me consiglia di dire ombrello perché è lunga e corta o perché secondo me è meglio, sarò libera di farlo? No, non lo siamo. E questo non è per forza sbagliato, è semplicemente un dato di fatto. Quindi dipende dai prodotti, dipende chi è il referente, no? Sui film cinema siamo più liberi di divertirci, di preoccuparci delle sfumature. Sul grosso del nostro lavoro, che è il seriale, che sono le piattaforme, quindi Amazon, Netflix e chi più ne ha più ne metta, siamo un po' più vincolati ad altro. E io, che tra l'altro so perfettamente che noi esistiamo perché traduciamo un copione già scritto e mi va benissimo, però ci sono dei paletti troppo che si vanno a restringere sempre di più, e allora preferisco stare al leggio che in regia, però dirigo anche volentieri, ma preferisco fare l'attrice. Qual è la serie che hai diretto? Qual è la serie che hai diretto che ti è piaciuta di più? La serie che ho diretto che mi è piaciuta di più. Allora, guarda, Working Moms veramente è proprio tra le mie preferite, perché sono donna, sono mamma, c'è una comicità non americana perché è girata a Toronto che mi piace molto, le tematiche sono scontate ma allo stesso tempo banali, ma comunque spesso trattate con un umorismo che a me piace. Ma c'è una serie non famosa, Netflix, che io ho diretto un po' di annetti fa, 3-4 anni fa minimo, che si chiama Sick Note. Il protagonista, doppiato da Flavio Aquilone, è l'attore che ha fatto Ron Weasley in Harry Potter. È Rupert Grint. Esatto, una serie molto lunga, perché abbiamo doppiato, se non erro, tutte e tre le stagioni insieme, o due o tre tutte attaccate, quindi è stato un lavoro molto lungo, ma geniale, una scrittura geniale, c'è un black humor inglese o irlandese, credo inglese, molto tosto, cioè si scherza su una malattia grave, veramente figa. Se non la conosci, se non l'hai vista, ti consiglio di vederla perché mi è piaciuta tantissimo. Va bene, poi me la segnerò. poi beh, anche Ricky Gervais. Aiutami. Ricky Gervais, il comico che ha fatto la serie Netflix, Afterlife. Sì, no, guarda, bellissimo. Esatto, è vero. Però stavolta in quella serie è diventata da stocchi, non da pedicini. Esatto. il provino per cui hai faticato di più? Allora, sono tanti. I provini quasi sempre sono faticosi, perché se vieni provinata è perché devi misurarti con qualcosa di solito di più difficile. Guarda, sicuramente i provini fatti per l'animazione Disney sono stati quelli più faticosi, perché lì è pura tecnica, lì altro che Netflix, noi andiamo a riprodurre pedissequamente, come quasi un copia e incolla, ciò che magistralmente è stato fatto in originale, e non si scappa, cioè lì non ti puoi permettere, se la presa di fiato dell'attore americano che ha doppiato il disegno è, tu non ti puoi sognare di fare, quindi stiamo parlando di 0,1 frame di lunghezza in più, lì è proprio un'esecuzione tecnica para, un copia e incolla difficile, molto molto difficile. Sì, forse sono stati quelli, quindi parliamo di, appunto, di Sisu, di Raya e l'ultimo drago, e di Luisa Madrigal, e di Violetta Parr, degli Incredibili.
Quelli forse sono stati più difficili, in effetti, sì. C'è stata una volta in cui dopo il provino hai pensato non mi prenderanno mai. Sì, ci avevo quasi sempre ragione. Mi ricordo una volta, mi piaceva tantissimo, intorno ai 20 anni, quando ero più in pischella, cioè ho avuto come tante donne, non solo, anche uomini, una fase almodovariana molto spiccata. Ho amato moltissimo Almodóvar, poi mi ha stufato, ma l'ho amato tanto e ne riconosco la grandezza. E ho fatto un provino con Vairan una volta verso i 20 anni per un film con Penelope Cruz che aveva una figlia, che raccontava in questa scena drammaticissima, se non erro, uno stupro. E il film non me lo ricordo, non era Gli abbracci spezzati. Non mi viene il titolo, vabbè, e ho finito questo provino lungo, difficile e ho detto questo ruolo non è per me perché ero troppo grande su quell'attrice e perché secondo me non ero quasi giusta, ma non ero giusta. E lo vinse, mi sa, Veronica Cucciola Puccio. Senti Alessia, ti piacciono i cinecomics? Non da strapparmi i capelli, ma sì. Perché da poco ti abbiamo sentito anche doppiare Hoku Afina in Shang-Chi e la leggenda di Dieci Anelli. Che ne pensi di questa attrice? Io penso che sia geniale, geniale, è proprio brava. E poi io sono sempre felice quando vedo, e questo succede tendenzialmente molto di più in America, in Inghilterra, in Canada, forse anche in Francia un po', ma non in Italia, quando io vedo protagoniste le non strafiche, le non bellissime. Quando io vedo i caratteri che sono protagonisti assoluti, uomini o donne che siano, di un prodotto importante o anche non importante, ma insomma, è il discorso, torniamo a Megan Fox, no? Cioè, perché per forza la super bellona, poi su Tartarughe Ninja doveva necessariamente essere così. Ma ecco, se io vedo Okafina, che ho sempre doppiato dal primo film con la direzione della nostra Ludovica Modugno, ad oggi, sempre doppiata, e ho sempre detto: cazzarola questa attrice, ah, ma questa lavora, ah, ma vedi quanto la fanno lavorare, ah, ma vedi quanto gira, mi fa piacere, perché lì vince solo e soltanto il talento, la capacità comica, poi comica fino a un certo punto. Nel primo film in cui l'ho doppiata, lei faceva un ruolo drammatico. Non drammaticissimo, però comunque insomma affrontava un lutto, c'era tutta una storia di immigrazione in chiave di commedia, però comunque, e quindi lei sta avendo molto successo, a parte Shang-Chi, che vabbè, che gli vuoi dire, è sempre perfezione, cioè non sbagliano, Marvel non sbaglia, su questo ci possiamo mettere, poi può piacere o meno. Io però ho pianto vedendo l'ultimo capitolo di Porca Paletta, quando muore Iron Man, come si chiama? L'ultimo, quello là. Cioè io, Endgame. Endgame, io al cinema non è che mi è scesa la lacrimuccia, cioè piangevo proprio per piangere. Spider-Man mi fa impazzire. Cioè, sì, anche là, chapeau, una cosa sanno fare. Gli americani molto una Certo. la fanno veramente bene, solo Certo. questo, ma vabbè. Ti piace la musica? Che cosa ascolti? Io sono fuori dal mio tempo, se vogliamo, perché io sono proprio cantautorale per eccellenza. A me piace cantare, so cantare, canto e quindi questo mi ha portata nel tempo a cercare dei punti di riferimento. I punti di riferimento sono delle interpreti, a volte anche cantautrici femminili.
E poi ho avuto la fortuna di avere un papà fan di Fabrizio De André e Giorgio Gaber, e quindi quella è la mia musica. Poi mi ammazzo dalle risate, ballo come una pazza in macchina con mio figlio a squarciagola a cantare shakerando, va benissimo, adoro Mahmood, Elodie. Spazio, ma se ti devo dire, se mi chiedi che musica ti piace, io sono proprio per i nostri cari vecchi cantautori, Lucio Dalla, De André, Mia Martini, Franco Califano, Tosca e chi più ne ha più ne metta. Eh sì. Canti o suoni qualche strumento? Non suono. Purtroppo, sempre ho iniziato e lasciato troppo presto per poter dire suono questo strumento. Ho studiato il pianoforte 3 anni, il flauto traverso un paio d'anni, ma mai a tal punto da poterlo proprio suonare o addirittura accompagnarmi quando canto, purtroppo. Già. Hai dato la voce a Brie Larson in quell'incredibile film che è Room, per il quale ha vinto l'Oscar come migliore attrice. Ci parli di questo film? Di cosa parla? Allora, quando mi hai chiesto la frase, io mi dicevo: non puoi non ricordarti una frase di Room, non puoi non ricordarti, ti avrei voluto citare una frase di Room, perché tra le mie passioni, chiamiamole passioni, vabbè, diciamo passioni, io sono, mi piace seguire il crime, la cronaca nera. Italiana principalmente non la storia da cui nasce Room, purtroppo vera, rivisitata e rivista, quella dell'austriaco che ha tenuto sua figlia segregata nel bunker sotto il suo appartamento per boh, 20 anni, facendole fare svariati figli, è una storia vera. Il film è molto edulcorato, se vogliamo, edulcorato, e racconta di questa eroica mamma giovanissima, rinchiusa da questo psicopatico in una casupola da giardino, sai, quelle tipo casette da giardino, tenuta lì svariati anni, 7 o 8. Lei cresce questo meraviglioso bimbo in questi 4 metri per boh. In una room, una stanza e basta. E poi riesce a far scappare il bimbo e di conseguenza a liberarsi lei. È il film più importante della mia carriera perché ho provato delle emozioni indescrivibili, irripetibili. Credo che lei sia, e sarà veramente una grande stella di Hollywood. Lo sarà, lo diventerà. È proprio brava, però quel film mi ha levato la vita. Ho sofferto tanto, cioè proprio sofferto perché è un film dolorosissimo. Dolorosissimo da guardare, da doppiare e da riandare a vedere al cinema. Ho fatto pure l'errore di andarlo a vedere al cinema e ci ho portato pure mio marito. Fa un male cane. Certo. Come ti prepari per interpretare un ruolo del genere? Non mi preparo, non ci prepariamo noi di solito. Forse c'è chi lo fa, non lo so. No, no, che mi preparo? Io non ho il copione prima. Arrivo lì, apro il copione, anello 3, leggo sul momento all'impronta e lavoro di immedesimazione. Quello è, cioè dire come ti sentiresti se fossi lì in questo momento. Si lavora sulle emozioni, ci si immedesima, si empatizza nel comico come nel drammatico o come nell'horror. Quando il direttore ti dice quest'urlo che hai fatto nell'horror di turno, no? È finto, non ci avevi veramente paura. Tu devi rifare quell'urlo provando veramente paura in quel momento e quindi andando a lavorare sul tuo vissuto, su cose che magari hai vissuto e davvero ti hanno spaventato, su cose che davvero ti hanno fatto ridere. A te Alessia nella tua vita per fare una risata vera, vera, vera o un pianto vero, 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 devi andare a scavare a cercare qualcosa che ti può. Nel caso di Room non ho avuto bisogno di
di andare a cercare nulla di mio, bastava guardare le scene, cioè proprio strong. Certo, siamo quasi alla fine e parliamo di animazione. Sì. Hai doppiato Violetta Parr nei due capitoli degli Incredibili. Com'è stato doppiare questi due davvero incredibili film della Pixar? Stupendo, spero ne facciano altri 18, tipo Grey's Anatomy, capito? Beh, 20, 20 incredibili, è una meraviglia, bellissimo, bellissimo, lei è troppo tenera, è dolcissima, allo stesso tempo è forte, e poi è materna con il fratello più piccolo, e poi è insicura, ma in realtà ha un potere che spacca, un po' come Luisa, no? Che invece al contrario, invece ha questo potere così tanto eclatante, ma in realtà dentro è spezzata e fragile sotto il peso di queste enormi responsabilità. Pensi che ne vedremo un terzo? Mi sa di no. Non ho visto, non ho visto nessun tipo di anche lontanissima anticipazione. Io non credo. Però sai, boh, magari ci fanno una sorpresa anche a distanza di molti anni. Tra il primo e il secondo film sono passati diversi anni. Magari tra un po' di tempo si presta, eh? Quel tipo di storia effettivamente si presta, perché voglio dire, la famiglia di supereroi ti dà la possibilità di scrivere molti capitoli, perché no? È un po' come The Umbrella Academy, cioè potrebbe anche davvero andare avanti per molto tempo. Speriamo. Si crescono. Cosa? Dico, e poi i ragazzi crescono. Ragazzi crescono, vedremo, vedremo che succede. Cosa consiglieresti ai giovani che vogliono accostarsi al mondo del doppiaggio? Consiglierei di avere tanta pazienza, perché c'è un tempo tecnico obbligatorio per poter vivere di questo lavoro. Si passa per forza per una gavetta lunga, faticosa e frustrante, se si è bravi. La parola chiave è pazienza e emulazione dei grandi. Studiando, ma non per forza e solo attraverso le scuole di doppiaggio, che sono fondamentali perché solo in una scuola di doppiaggio puoi sapere come si usa una cuffia, come si fa il sync, eccetera. Lavorare di ascolto ed emulazione a casa. Sì. A cosa stai lavorando adesso, se si può dire? Ci picchia. Non ci avevo pensato al se si può dire. Fammi pensare un secondo. In questo periodo non sto facendo direzioni, già da un po' di tempo. Dopo The Umbrella Academy mi sono fermata un po' con le direzioni perché ero un po' troppo oberata, un po' troppo stanca, perché lavorare su due fronti, quindi tanto come direttrice e tanto come attrice insieme, ti porta a un sovraccarico effettivo proprio di lavoro. E quindi per adesso non sto dirigendo, sono solo attrice e sto facendo un sacco di cose belle, però mi sa che non te le posso dire. Sto facendo cartoni animati, due serie animate, non Disney, ma deliziose ugualmente, di cui una delle due, non l'avevo mai fatto, è una serie Netflix di cartoni animati prescolari, cioè proprio per i bimbi piccoli, 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 dove io doppio la mamma della protagonista, che è una bambina piccoletta di 7-8 anni, carino, perché poi è una serie cantata, quindi come spesso, quasi sempre succede nelle serie prescolari, ci sono tantissime canzoncine e mi piace tanto. E poi ho appena finito di doppiare un bellissimo film con Jessie Buckley, se non erro, si chiama lei, un'attrice molto brava, diretto da Alessandro Rossi, è un film thriller horror, bello, 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 che uscirà tra molto poco, credo, forse a fine luglio o fine agosto.
È un film, mi sa che il titolo, guarda, non è che non te lo dico per segreto, non vorrei sbagliare, nel senso che poi invece magari non si può dire, poi si incavolano da morire. Comunque, insomma, è un bel film dove ci sono praticamente solo due attori, l'attrice che ho doppiato io e il protagonista maschile. Va bene. Bello, bello, bello. Ok. Sì, ma alla fine non mi hai recitato la battuta. Dai, aiutami con Google. Aiutami con Google. No, sto scherzando, dai. Sto Aspetta, te la scherzando. cerco, dai. No, sono tranquilla, se, vabbè, dai, farò pure, dai. Vediamo, Però non so se le trovo. Frasi, sì. Anche solo la locandina di questo film a me mi spacca. Cioè, lei che sorride col bambino in braccio, a me mi spacca. Che te devo, che te lo dico a fa? Allora. Lei dice, è molto breve, ma quando cerca di spiegare perché e soprattutto come è riuscita a far sopravvivere emotivamente questo bambino in quel metro quadro, senza scuola, senza amici, senza un pediatra, senza un parco in cui correre, ne parla forse con la madre. Quando si libera a metà film, dice: volevo fargli sentire che era al sicuro, che era un bel posto dove vivere. Semplicemente questo. Ed effettivamente è proprio quello che lei fa durante tutto il film. Si svegliano la mattina presto, lei gli fa fare ginnastica, gli insegna a scrivere, a leggere, lo fa ridere. Oddio, va Quelle bene. tocca, quelle tocca. Sì. Ultima domanda sul mondo dell'animazione. Sì. Tu hai doppiato Sisu la draghessa in Raya e l'ultimo drago e Luisa Madrigal in Encanto. Quale di questi due personaggi ti è piaciuto di più doppiare e perché? Sisu, nonostante quella meravigliosa canzone di Luisa Madrigal, che è bellissima da cantare e da ascoltare, ma Sisu è troppo simpatica, fa proprio ridere, cioè Sisu mi ha fatto proprio tanto, tanto, tanto ridere. Anche Luisa fa ridere tantissimo, però Sisu è tutta da abbracciare. E tra l'altro Sisu in originale è È un'acquafina. Aquafina. Esatto. Quindi sì, forse tra le due, se proprio devo scegliere, diciamo Sisu, però Luisa piezzecore, pure lei. C'è un personaggio tra quelli che hai doppiato che ti somiglia o a cui ti piacerebbe somigliare? Allora, ecco, sai chi mi somiglia un sacco, anche se non l'hai nominata, ma se non hai visto la serie te la consiglio. E mi somiglia tanto nelle cose che fa, che dice e nelle sue sfumature, Jess di New Girl. Ah, sì, l'ho sentita questa Nella serie. sua Sì. goffaggine, nella sua sbadataggine, allo stesso tempo nella sua creatività, no? Jess c'ha questa specie di tic che Pia parte e canta in situazioni assolutamente sbagliate, no? Non so, nella prima puntata o seconda puntata della prima stagione di New Girl vediamo Jess sul divano in lacrime, che mangia cibo spazzatura per la delusione d'amore guardando Dirty Dancing. Ora, quale ragazza nata negli anni 80 come me, anche 70 forse, non ha pianto per amore, non solo per amore di Patrick Swayze, ma anche per i propri drammi davanti a Dirty Dancing? No, ditemelo, nessuno. Jess, Jess, Va oh, Jess. bene. C'è un'attrice tra quelle che hai doppiato che non abbiamo menzionato, di cui ti piacerebbe parlarci? Sì, Jessie Buckley, assolutamente Jessie Buckley. Guarda, ti dico un po' di titoli. No, è pazzesca, pazzesca, aspetta. Per esempio, il penultimo film è stato... Mannaggia, sono un disastro. Non mi ricordo
niente. Aspetta, te lo dico subito, eh. Ti aiutiamo noi, dai, ti aiuto io, anzi. Vai. Lei ha fatto la coprotagonista in quel film basato sul romanzo di una nostra famosissima autrice italiana, che è, mo te dico tutto, La figlia oscura, ma La non è figlia oscura, sì. coprotagonista, in cui faceva la protagonista da giovane. Sì, la figlia oscura. Aspetta, ti faccio vedere anche il titolo. Esatto, sì, ce l'ho qua davanti. Poi, a proposito di Rose, E bellissimo. anche quest'altro qua. Sto pensando. Lo sai che in questo del 2020 io non l'ho doppiata, mi sa. Fammi Ah, vedere. no? Ah, non lo sapevo. Ma ti dicevo, ci Che succede fortuna. spessissimo che ci vengano cambiate le attrici o le voci. Succede a tutte e a tutti. E infatti, insomma, sarebbe anche ora di smettere di farne un dramma, eh? Ma questo lo dico dai miei colleghi, che so di gente che leva il saluto alle colleghe o ai colleghi perché un'attrice che magari ha sempre doppiato è stata doppiata da un'altra, cioè anche meno, nel senso, voglio dire, perché tanto poi magari nel prossimo film, eh sì, no, sto pensando di finire, I'm thinking of ending things, non l'ho doppiato, però gli altri sì, e questa è un'attrice che secondo me vedremo spesso perché proprio, proprio brava. E poi finalmente non è americana e quindi c'è un altro modo di recitare. Le americane sono pazzesche, però un po' due palle a un certo punto. Invece le inglesi, le irlandesi, le francesi, le spagnole, le trovo più intriganti. Già. Se tu non fossi Alessio Amendola, chi o cosa avresti voluto essere? Avrei voluto essere una cantante che magari si era diplomata al conservatorio in canto moderno, se lo se c'è, al conservatorio di Santa Cecilia non lo so, però sì, avrei voluto essere una cantante questo. Con la voce di quale personaggio vorresti fare un saluto a tutti gli amici di UW? Voglio fare un saluto agli amici di UW con la voce di Max. Ragazzi, non mi rompete le palle, perché se mi fate incazzare non ve la faccio vedere questa intervista, ok? Questo Grazie è Alessia, Max, ti metto purtroppo è sempre scurrile, la conoscete, lo sapete, è così. grazie. Grazie a te, tesoro, piacere e in bocca al lupo per tutto. Grazie. E un saluto a tuo papà. Ciao. È il momento dei saluti. Spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta. A tutti gli amici di UW, appuntamento alla prossima intervista. E mi raccomando, iscrivetevi tutti al mio canale YouTube e aspetto tanti like. Dai che arriviamo presto ai 900 iscritti. No Ciao a tutti! niente, Sì, todo ciao a llega tutti! para rosa, sigue bailando, contento.